Buonasera a tutti gli amici di Radio Nuovo Frontiere, io sono Natale Giusti di napolisoccer.net, conduttore insieme a Ciro Gaipa, a Raffaele Russomando, a Maria Villani e a Federico Mancini della trasmissione Sotto Porta Show che va in onda appunto ogni sabato su Radio Nuovo Frontiere dalle 11 dalla libreria Mancini in via Nuovo Giorgio Reale 11 a Napoli. Torna l'appuntamento, torna la consueta programmazione di Radio No Frontiere, anche in diretta video sulla pagina Facebook appunto di Radio No Frontiere, e torna il consueto appuntamento che ci ha tenuto compagnia per tutta la stagione passata, con il commento appunto sulla gara del Napoli di campionato del giorno precedente, e inoltre con i due approfondimenti che seguiranno, la rubrica Bizona con l'andamento appunto delle squadre campane, Benevento e Salernitana della Serie B, e la rubrica A tutta C con appunto l'analisi delle squadre campane che militano nel girone C di Serie C, che ieri è partito, Jues Sabbia, Casertana, Paganese e Cavese. Ma procediamo con ordine e partiamo innanzitutto dal commento della gara del Napoli che ha giocato sabato sera alle 18 al San Paolo contro la Fiorentina, vincendo per 1-0 con gol di Lorenzo Insigne al 78esimo, quindi a 12 minuti dalla fine. Era un Napoli che era chiamato sostanzialmente a far dimenticare la brutta scoppola, la batosta appunto rimediata 2 settimane prima della sosta del campionato contro la Sampdoria, dove appunto il Napoli aveva perso seccamente e nettamente per 3-0. E il Napoli ci è riuscito, se non altro sotto il profilo del risultato, sicuramente a far dimenticare la brutta batosta appunto subita contro la Sampdoria al Marassi di Genova 14 giorni prima, 2 settimane prima. Per l'occasione Carlo Ancelotti ha sostanzialmente fatto anche un mini turnover facendo giocare Karnesis in porta dal primo minuto al posto di Davide Ospina, che era tornato solo 2 giorni prima dall'amichevole appunto giocata negli Stati Uniti contro l'Argentina, Colombia-Argentina, appena rientrato appunto da 48 ore. Ancelotti ha preferito Karnesis, che poi si è ben disimpegnato durante la gara stessa. Poi hanno giocato sempre Maximovic al posto di Albiol e in attacco Mertens al posto di Milik dal primo minuto. Ma a prescindere da questo mini turnover che Carlo Ancelotti ha messo in atto contro la Fiorentina, è stata importante soprattutto un'altra cosa, una rivoluzione tattica operata dal tecnico di Reggiolo, che sostanzialmente ha in parte diciamo abbandonato il 4-3-3 che fino a questo momento aveva caratterizzato le prime 3 giornate di campionato del Napoli, per passare appunto al 4-4-2. O se non altro, in fase propositiva il Napoli continuava ad essere un 4-3-3, ma in fase passiva, in fase appunto di non possesso palla, il Napoli si disponeva con il 4-4-2, con Zielinski a sinistra e Callejon a destra, che scendevano praticamente sulla linea dei centrocampisti, formando quindi una sorta di centrocampo a 4, e con le due punte che appunto rimanevano appunto diciamo Insigne e Dries Mertens, quindi per un vero e proprio 4-4-2, quel 4-4-2 che ha fatto le fortune di Ancelotti all'inizio della sua carriera, quando appunto il neotecnico del Napoli ha vinto un campionato con la Reggiana, poi col Parma e anche col Milan. Ricordiamo che Ancelotti appunto iniziò col 4-4-2 per poi virare verso il 4-2-3-1. Quindi una rivoluzione tattica, innanzitutto il passaggio al 4-4-2 che secondo il mio parere caratterizzerà anche le prossime gare del Napoli, perché in questo modo il Napoli sostanzialmente diciamo acquisisce più equilibrio tattico, soprattutto in fase difensiva. In questo modo Ancelotti può fare anche quella difesa bassa più volte invocata nel corso delle varie conferenze stampa. Il Napoli è più equilibrato, soprattutto subisce di meno, e si è già visto nella gara con la Fiorentina, dove oltre a appunto restare la porta inviolata, il Napoli ha subito veramente poco, si conta veramente 2 conclusioni a rete da parte della Fiorentina nel corso del primo tempo, un tiro di Eiseric con grande risposta di Karnesis e smanacciata della palla in calcio d'angolo, e poi un tiro proprio verso lo scadere del primo tempo con una palla veramente sanguinosa persa da Allan al limite dell'area, sulla quale appunto si è avventato Chiesa, che con un tiro a giro di destro per poco non ha portato la Fiorentina in vantaggio. Ma la Fiorentina si è limitata veramente solo a queste 2 azioni, a conferma che il 4-4-2, soprattutto in fase passiva, assicura a Napoli
Napoli un maggiore equilibrio tattico e quindi praticamente, diciamo, assicura alla squadra partenopea di subire molto meno in fase difensiva. È un Napoli che si è giovato di questi cambiamenti tattici di Carlo Ancelotti nella gara contro la Fiorentina, una vittoria, diciamolo subito, meritatissima, perché veramente tra primo e secondo tempo, io che ero al San Paolo, ho contato tre azioni, diciamo, nitidissime del Napoli nel corso della prima frazione di gioco: un primo scambio tra Zielinski e Insigne con il tiro di piatto destro al volo di Insigne, che per poco non si è insaccato alla destra della porta difesa da Dragoschi. Sempre Zielinski ha ispirato anche verso la mezz'ora del primo tempo, con un bel taglio, con un bel lancio a tagliare tutta la difesa viola, ha ispirato il tiro a volo di Callejon, che entrava in area dalla destra, tiro a volo che per poco, appunto, che è sfilato sul fondo veramente di poco alla destra, molto vicino al palo di destra della porta difesa da Dragoschi, che per l'occasione sostituiva la Fonte, infortunato e alle prese con una lesione muscolare. Poi un tentativo di pallonetto di Lorenzo Insigne, sempre nel corso del primo tempo, che si è spento veramente di poco fuori. Sarebbe stato un gran gol da parte di Lorenzo Insigne, sicuramente il migliore in campo, sicuramente una spanna su tutti gli altri giocatori che erano in campo, sia nel Napoli che nella Fiorentina stessa. Nel secondo tempo poi c'è stata una gara di assoluto dominio da parte del Napoli, la Fiorentina praticamente non si è resa sostanzialmente mai pericolosa, se eccettuiamo qualche conclusione comunque non nello specchio della porta di Karneisis, è un colpo di testa finito alto sulla traversa. Quindi praticamente un Napoli che ha legittimato la vittoria. Anche nel secondo tempo sono fioccate le azioni, ricordiamo per esempio un colpo di testa di Lorenzo Insigne terminato di pochissimo fuori, un tiro a giro di destro di Mertens che un minuto prima di essere sostituito da Milik per poco non portava già il Napoli in vantaggio, ma ricordiamo anche per esempio un altro assolo di Lorenzo Insigne in area di rigore con il tiro finale di destro che per poco, appunto, che ha lambito il palo alla destra della porta difesa da Dragoschi, fino ad arrivare poi al gol che si è avuto al minuto 78. Stavolta a ispirare la segnatura del Napoli è stato Arkadiusz Milik, che ha ricevuto palla da Hamsik. Milik si è girato e di sinistro ha fatto un delizioso assist, ha fornito un delizioso assist a Lorenzo Insigne, che ha stoppato di destro e poi con un bel diagonale sempre di destro ha infilato Dragoschi, questa volta in maniera veramente imparabile, per l'1-0 decisivo che ha dato la vittoria e i tre punti preziosissimi e importantissimi al Napoli in questa gara contro la Fiorentina. Subito dopo il gol di Lorenzo Insigne c'è stata un'altra azione molto bella di Mario Rui dalla sinistra, un Mario Rui veramente tra i migliori soprattutto nel secondo tempo della gara stessa, un lancio veramente millimetrico in aria per Zielinski che tutto solo davanti a Dragoschi ha ben calciato, ma Dragoschi in quel caso si è superato ed ha veramente sventato quello che sarebbe stato il raddoppio più che meritato da parte del Napoli, una vittoria meritatissima, un Napoli che mette in cascina questi tre punti veramente importanti contro una squadra in salute come la Fiorentina di Stefano Pioli, e che ora si prepara, un Napoli che si prepara a giocare appunto domani sera alle 21 al Maracanà di Belgrado contro appunto la Stella Rossa di Belgrado, una formazione molto ostica, una formazione che al di là del valore degli 11 che andranno in campo, tuttavia ecco, si giova moltissimo del calore del proprio pubblico che sicuramente che ha acquistato tutti i biglietti e quindi farà sentire il suo calore, il suo tifo in uno stadio da 55.000 posti che non prevede pista di atletica e quindi con i tifosi che fanno veramente sentire il fiato sul collo ai giocatori avversari che scendono in campo. Ma il Napoli sicuramente, siamo certi, saprà, al di là di quello che potrà essere il clima del Maracanà di Belgrado, il Napoli sicuramente sarà in grado di far valere il proprio tasso tecnico sicuramente superiore a quello della Stella Rossa e sarebbe molto importante domani sera appunto iniziare con una bella vittoria, perché appunto abbiamo ancora nella memoria il ricordo
di quella brutta prima sconfitta del Napoli della Champions League dello scorso anno con lo Shakhtar Donetsk, che poi condizionò sostanzialmente tutto il percorso successivo del Napoli nel girone che appunto prevedeva anche il Manchester City e il Feyenoord. Il Napoli appunto, diciamo, uscì inopinatamente al primo turno, ma fu decisiva quella prima sconfitta subita appunto in casa dello Shakhtar Donetsk, e quindi speriamo che non si ripeta questo fatto domani e che il Napoli anzi faccia propria l'intera posta in palio. Sarebbe un grande viatico poi per le successive gare casalinghe contro Liverpool e contro Paris Saint-Germain, nel quale il Napoli dovrà cercare di fare più punti possibili per cercare di mettere anche un'ipoteca sul passaggio del turno. Ma della gara con la Stella Rossa a Belgrado parleremo sicuramente mercoledì sera, quando appunto commenteremo sempre sulla pagina di Radio No Frontiere quello che sarà stato l'esito della partita. Napoli che poi sarà impegnato domenica prossima nel lunch match alle ore 12:30 contro il Torino, appunto allo stadio Grande Torino, domenica prossima, e della prossima partita di campionato sarà la quinta giornata di campionato, che prevede appunto Torino-Napoli alle 12:30 di domenica 22 settembre. Parleremo appunto nel prossimo appuntamento sul commento del Napoli in campionato, che sarà appunto previsto per lunedì prossimo. Per quanto riguarda la rubrica Bizona, iniziamo quindi questo nostro viaggio che ci accompagnerà per tutta la stagione nell'analizzare l'andamento delle due squadre campane che militano nella cadetteria, che sono il Benevento e la Salernitana. Il Benevento ha giocato in anticipo venerdì sera contro il Venezia a Venezia, vincendo per 3-2, una gara nella quale praticamente l'hanno fatta da padrone, soprattutto le reti di Teglio e Bandinelli, che hanno permesso appunto questa vittoria importante ai Sanniti, vittoria che rilancia in classifica il Benevento, che sicuramente è tra le squadre più quotate per il salto di categoria. Un Benevento che è andato a un certo punto in vantaggio sul 3-1, quindi alla fine solo un calcio di rigore concesso per un fallo di Maggio appunto su un attaccante del Venezia ha permesso al Venezia di portarsi sul 3-2. C'è stata qualche piccola disattenzione nel finale del Benevento, però il Benevento ha portato in porto questa importante vittoria, che porta appunto il Benevento al quarto posto in classifica a 4 punti, avendo però giocato una gara in meno, perché il Benevento, a differenza delle altre, ha già riposato nel turno precedente. Anche la Salernitana ieri ha ben giocato e ha battuto nettamente il Padova per 3-0, con le reti siglate da Di Tacchio nel primo tempo, un gran gol, un calcio d'angolo battuto da Casasola. Di Tacchio è intervenuto al limite dell'area di sinistro al volo, mettendo la palla appunto imparabilmente per il portiere del Padova. Nel secondo tempo poi sono arrivate le altre due marcature dello stesso Casasola e di Anderson, che hanno fissato poi il risultato sul 3-0, quindi il 3-5-2 di Colantuono comincia a sortire i primi effetti in termini di risultati e in termini di ottima classifica per i Granata. Molto buone soprattutto le prove dei due che poi hanno sigillato la gara nel secondo tempo, Casasola e Anderson. Casasola che è stato schierato appunto sull'out mancino di centrocampo, mentre Anderson schierato come quinto di destra nel centrocampo a 5, appunto formato e messo in campo da Colantuono. Venerdì prossimo, in anticipo, in una gara che sarà trasmessa da DAZN, ci sarà il derbissimo Benevento-Salernitana, di cui poi vi parleremo ovviamente lunedì prossimo, derby che caratterizzerà ovviamente la prossima giornata del campionato di Serie B. In classifica abbiamo la Salernitana al terzo posto in classifica a 5 punti, un punto dietro c'è il Benevento, che però ha giocato una gara in meno, avendo appunto già effettuato il proprio turno di riposo in un campionato anomalo a 19 squadre. Saremo a vedere se poi sarà questo il format che andrà avanti. Ricordiamo che il TAR del Lazio, con una sentenza che rischia di stravolgere non solo il calendario di Serie B ma anche quello di Serie C, praticamente ha accettato i ricorsi di Provercelli e della Ternana, e quindi di conseguenza ora ci sarà un successivo grado di giudizio, che è stato rinviato al prossimo 9 ottobre, nel quale praticamente verrà deciso, appunto verrà detta la parola fine su questa possibilità di ripescaggio delle 6 squadre che lo hanno chiesto. Ricordiamo Provercelli, Ternana, Catania, Siena, la stessa Entella,
che chiedono appunto questo ripescaggio in Serie B, che potrebbe portare a una nuova formulazione dei calendari, non solo per quanto riguarda la Serie C, ma anche per quanto riguarda, non solo per quanto riguarda la Serie B, ma anche per quanto riguarda la Serie C. Abbiamo detto appunto Benevento, Salernitana terza in classifica a 5 punti, Benevento un punto dietro a 4 punti, e il prossimo turno, il derbissimo Benevento-Salernitana, che andrà in scena venerdì sera allo stadio di Benevento alle ore 21. Per quanto riguarda la rubrica a tutta C, ieri finalmente, dopo un'estate molto tribolata e caratterizzata da continui rinvii dei calendari della formazione dei tre gironi del campionato di Serie C, ieri finalmente è partito il girone C di Serie C, quello che più ci interessa da vicino, per la partecipazione in esso delle quattro squadre campane: Juve Stabia, Casertana, Paganese e Cavise. Ma procediamo con ordine e analizziamo le varie partite che si sono disputate ieri. La prima gara di cui parliamo è Siracusa-Juve Stabia, una Juve Stabia corsara che ha maramaldeggiato a Siracusa al Nicola De Simone, in un clima di grande fratellanza fra le due tifoserie, con le due squadre che addirittura al fischio finale della gara si sono portate sotto la curva del Siracusa, tutti abbracciati, i 22 in campo, a ricevere appunto l'applauso del caldissimo e sportivissimo pubblico di Siracusa, per un gemellaggio che ormai continua dagli anni 70, un gemellaggio in nome proprio poi del calciatore Nicola De Simone, a cui è intitolato anche lo stadio di Siracusa stesso, calciatore di Castellammare di Stabia, che ha giocato sia nel Siracusa che nella Juve Stabia nel corso degli anni 70, che purtroppo sul finire degli anni 70 poi è morto proprio a seguito di un incidente avvenuto durante una partita calcio stessa. Tornando alla partita, la Juve Stabia ha dominato in lungo e in largo dal primo all'ultimo minuto questa gara, concedendo probabilmente soltanto i primi 5 minuti iniziali al Siracusa. Poi è stato veramente un dominio assoluto della Juve Stabia, che è andato in vantaggio al 13° minuto con Paponi, che ha ben sfruttato un lancio alle retrovie di Marzolati. Paponi ha superato il suo dirimpettaio Bertolo e di destro ha battuto in diagonale il portiere Messina del Siracusa. Lo stesso Paponi, qualche minuto prima, con un bel tiro dal limite, aveva scheggiato il palo alla destra del portiere appunto del Siracusa stesso. Il raddoppio è venuto pochi minuti dopo, al 24°, stavolta è stato Canotto, ben servito da un affondo di Mastalli. Canotto si è presentato in area, ha ubriacato con le sue consuete finte il terzino destro del collo del Siracusa, fino poi a battere il portiere Messina con un bel destro a giro che si è insaccato per il 2-0 della Juve Stabia. Nel secondo tempo la Juve Stabia si è limitata ad una gestione, a un controllo della gara, e ha portato avanti il risultato appunto di 2-0 con grande scioltezza, fino ad arrivare poi a pochi minuti dalla fine, quando un bel contropiede orchestrato dal centrocampista Castellano della Juve Stabia, che ha passato palla a Di Roberto in area di rigore, e Di Roberto, anziché calciare essendo marcato, ha aspettato il rimorchio appunto di El Wasni, attaccante ex ercolanese, che è veramente, di cui si dice un gran bene, che ieri nei pochi minuti in cui è stato in campo ha già fatto vedere di che pasta sia fatto, un grande attaccante che sicuramente, siamo certi, darà un notevole contributo quest'anno alla Juve Stabia in termini di score realizzativo. E ieri appunto al 90° El Wasni, con un bel piatto di destro, ha già messo il primo sigillo sul 3-0 definitivo della Juve Stabia, in cui si è chiusa la gara a Siracusa. Con un punteggio molto simile ha vinto anche la Casertana ieri, una delle tre grandi favorite di questo campionato, la Casertana appunto assieme al Catania e al Catanzaro, con la Juve Stabia sicuramente molto vicina a queste tre squadre, che sicuramente svolgerà un ruolo veramente di primo piano e sicuramente di vertice in questo campionato. Diciamo, la Casertana ieri contro la Cavese è andata in svantaggio con un gol di Sciamanna per la Cavese, poi la Casertana praticamente ha operato la rimonta alla fine, vincendo per 3-1 con le reti di Lorenzini, Pasqualoni, e alla fine Gigi Castaldo sul rigore ha messo il sigillo definitivo su questa partita, che si è chiusa appunto al Pinto con il risultato netto di 3-1 per la Casertana sulla Cavese. Le note dolenti della giornata per le squadre campane del girone C di Serie C vengono dalla Paganese. La Paganese ieri veramente è stata battuta nettamente in casa dal Rende per 4-1, una partita che non ha avuto praticamente mai storia. Il Rende si è portato ben presto in vantaggio, poi ha condotto in scioltezza
Pizza la gara dominando in lungo e in largo. È una Paganese sicuramente da rivedere nelle prossime gare, perché già dalla prima partita, appunto, persa così nettamente in casa con Rente per 4-1, purtroppo tornano i fantasmi del passato che dicono appunto di una salvezza veramente risicata ottenuta l'anno scorso nei play-out, praticamente nello spareggio con il Fondi. Speriamo per gli amici di Pagani che quest'anno non si debba ripetere lo stesso scenario dell'anno precedente. In classifica ovviamente la Casertana e la US Arms sono ovviamente in testa per aver vinto i rispettivi match rispettivamente contro la Cavese e contro il Siracusa, di cui abbiamo già parlato. Il prossimo turno prevede le seguenti partite: si giocherà Rieti Casertana, Cavese Virtus Francavilla, e per quanto riguarda la partita della US Abia, stando al comunicato diramato ieri sera dalla Lega Pro del presidente Gabriele Gravina di Lega Pro di Serie C, US Abia Viterbese, che si sarebbe dovuta giocare sabato sera alle 20:30 al Romeo Menti sabato prossimo, in realtà non si giocherà, è stata rinviata praticamente a data da destinarsi, perché a seguito appunto della pronuncia del TAR che ha accettato i ricorsi di Provercelli e Ternana per i ripescaggi in Serie B, ora a questo punto si attende la data del 9 ottobre per un giudizio definitivo, e fino a quella data praticamente perlomeno fino a quella data le gare della Viterbese ricordiamo, in caso di ripescaggio in Serie B di queste squadre, potrebbe essere spostata di girone, e quindi di conseguenza per il momento tutte le gare della Viterbese nel girone C sono sospese, sono rinviate, e tra queste anche US Abia Viterbese, che si sarebbe dovuta giocare sabato sera alle 20:30 a Romeo Menti, ma che è stata subito appunto rinviata. Quindi prossima gara della US Abia nel turno infrasettimanale che si disputerà la settimana prossima, martedì 25 settembre, contro il Potenza, sempre alle 20:30 al Romeo Menti di Castellammare. È tutto per la rubrica A Tutta C. L'appuntamento è per lunedì prossimo, con il consueto commento sulla gara del Napoli del giorno prima e con le rubriche Bizona e A Tutta C. Un saluto a tutti voi da Natale Giussi di NapoliSoccer.net.